contesto importante. Presentiamo la carta degli ori, che posso dire, per aver lavorato a lungo e tuttora collaboro con le città dell'oro, è un fatto straordinario, perché avendo visitato molte città, molti centri importanti legati alla produzione agricola in tutta Italia, posso dire che la carta dell'oro è un fatto straordinario che praticamente non ho mai trovato. E quindi bisogna dare merito alla comunità montana, ai comuni, agli ecologi, cioè coloro che hanno avuto l'idea, la volontà di portare avanti questo progetto, da dare atto e esprimono una consapevolezza del valore della cultura e del valore della cultura dell'olio e della cultura enogastronomico, diciamo un valore importante che appunto trova pochissimi riscontri. Quindi è una carta importante perché ha anche una funzione in qualche modo educativa, in qualche modo di costringere la consapevolezza anche non solo i ristoratori ma anche gli stessi abitanti, non solo i turisti, la consapevolezza dell'uso dell'olio, delle sue sfumature di sapore che sono infinite, gli abbinamenti che sono simili a quelli del vino che tutti sappiamo. Quindi si è cominciati a passare anche qui evidentemente da una cultura dell'olio, olio in senso generico, una cultura degli oli, oli che hanno diverse sfumature anche all'interno di un territorio molto piccolo, un territorio piccolo che però esprime anche posizioni di qualità, si dicevano bene, e una grande tradizione, sappiamo che qui esiste un antico frattoio in questa zona, insomma, con trazione animale, insomma, esistono testimonianze molto importanti di un valore di una produzione. Quindi per questo progetto è un progetto importante, lo è anche perché introduce un concetto di filiera corta, che è un argomento che di moda, ma un argomento anche che ha un valore estremo in questo momento storico, perché poi ci lo dirà meglio il direttore da Pilli Grazia Freddi. Questa carta impone anche un uso di oli esclusivamente prodotti nel territorio e con almeno la presenza di un olio, almeno uno su tre deve essere della DOP, terra di Siena.